Il premio La Città per il Verde, giunto alla sua 14ª edizione, conferisce i suoi prestigiosi riconoscimenti alle amministrazioni che hanno investito in modo eccellente il proprio impegno e le proprie risorse a favore del verde pubblico in conformità ai dettami della Convenzione Europea del Paesaggio. In particolare il premio viene assegnato ai comuni e alle province italiane che si sono distinti per opere o metodi di gestione innovativi finalizzati all'incremento del patrimonio verde pubblico. Il comune di San Martino in Pensilis da anni è impegnato proprio lungo un percorso che rispecchia questi parametri, tanto da affermarsi come centro virtuoso anche per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. Non a caso il primo premio della categoria dei comuni fino a 5.000 abitanti è stato assegnato per uno dei tanti progetti realizzati in questi anni in paese dall'amministrazione comunale. Si tratta del recupero dell'area di Via Po che circonda alcune case popolari, inaugurata ad aprile 2012 dopo un importante intervento di riqualificazione che ha dato un nuovo volto alla zona, ora più gradevole e accogliente. La cerimonia del premio Città per il Verde, promossa dal Verde Editoriale con il patrocinio di numerosi partner, si è svolta a Padova nell'ambito di un salone internazionale. Per l'amministrazione di San Martino in Pensilis si tratta di un'ulteriore conferma dell'impegno assicurato nel settore. Dopo il premio Comuni Ricicloni, assegnato per il quinto anno consecutivo da Legambiente, e il premio all'innovazione amica dell'ambiente della regione Lombardia.